la costruzione del cappello ci sono tre fasi relative alle tre parti del cappello: la tesa, che è la prima parte che andremo a realizzare, poi la banda. La banda l'andremo a assemblare già con la tesa ed infine il tappo, praticamente quello che si chiama la corona, che è la parte superiore. Successivamente poi andremo a verniciare il tutto con vernice nera. Quindi su questo foglio di cartone facciamo un bel cerchio e qui in mezzo dobbiamo fare il cerchio della testa, forse dobbiamo andare ancora un po' più grandi. Col mitico compasso fatto da mio padre facciamo il buco della testa. Va considerato però che la testa è leggermente ovale, quindi di qua così, di qua così. Certo, non sono Giotto, insomma, ma bene, taglio. In realtà le devo correggere leggermente, così, così, taglio prima questa, poi la uso come dino per quest'altra. Straight doing it. Ecco qua. Adesso
prendo come riferimento questo punto, giro intorno e così praticamente correggerò la dimensione della falda con un pennarello, che se lo trovo il pennarello, eccolo. Quindi faccio doing it. What up, Don?
straight doing it. Ecco qua, Halloween è passato, non ho fatto, in realtà ho fatto in tempo a finire il tutto, il cappello l'ho finito, avevo fatto anche una modifica a questo in maniera tale da poterlo inserire sulla testa come avete visto. Rimaniamo a carnevale, perché in questi giorni insomma non mi sono impegnato più di tanto perché non si può fare nulla con il lockdown, quindi vediamo un po' se al carnevale, anche perché non vorrei essere pessimista, ma anche con il carnevale la vedo grigia, però comunque sia, magari al carnevale è sempre buono questo, anzi forse più al carnevale che a Halloween, chissà. Arrivederci, grazie.